Grazie e buonasera, grazie di essere così numerosi anche a questo appuntamento. Prima di porgere saluto alla nostra ospite, volevo solo dare spiegazione di un cartoncino che avete trovato all'ingresso. Convivio è il nome che noi diamo a questi nostri incontri. Convivio è anche una manifestazione che un anno sì, un anno no, quest'anno sarà, credo, all'inizio di giugno, l'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS organizza per raccogliere fondi appunto per la lotta contro l'AIDS. I due convivi faranno insieme una manifestazione, ve ne daremo poi data, e ragguagli, perché c'è una cosa che ci unisce, è il problema della razionalità e della responsabilità dei comportamenti, sia sul piano dell'alimentazione, sia sul piano dei comportamenti sessuali. Entrambe queste problema dei comportamenti può avere gravissime conseguenze, e quindi faremo insieme questa manifestazione, che è anche un richiamo a una fra le tante forme di solidarietà e di vicinanza. Questa sera, dicevo appunto, parleremo dei comportamenti alimentari sotto il profilo appunto di questa fame che non è sempre e solo appetito e reazione alla mancanza di alimentazione, quindi il problema del cibo e del comportamento di fronte al cibo, il problema del cibo e il suo rapporto con il corpo umano. È una tappa importantissima in questo percorso che noi facciamo per scandagliare tutte le prospettive, le diramazioni che il problema del cibo e delle alimentazioni hanno, perché non sapremo se Expo avrà un successo, ma ce lo auguriamo vivamente. Certamente una cosa non vogliamo che sia una kermesse fine a se stessa, non vogliamo che sia un grande baraccone e una grande fiera da portare i bambini con la bocca aperta, ma vorremmo che fosse un'occasione per una maturazione, una riflessione e una riflessione civile sotto tanti angoli visuali e in tutte le implicazioni che il problema dell'alimentazione sociale, culturale, sanitaria può avere. E con piacere che stasera abbiamo come ospite la professoressa Michela Marzano, che appunto chiedo di raggiungerci, che ringraziamo particolarmente perché fra l'altro non solo per la sua presenza, ma perché la costringiamo a un rapido sonnellino dopo la nostra serata, perché domani mattina alla prestora deve essere e vuole essere alla Camera dei Deputati per la delibera sulla fiducia. Grazie mille di essere con noi. Allora, buonasera a tutti, io sono molto contenta di essere qui e respiro, nel senso respiro perché fino all'ultimo non sapevo se sarei potuta venire o no e mi sarebbe dispiaciuto perché, come sapete, fino all'ultimo non si sapeva se la fiducia alla Camera si sarebbe votata oggi pomeriggio o domani. Poi, siccome ho imparato che ci sono tante cose che non dipendono da noi, mi sono affidato, ho detto vabbè, speriamo, vediamo, adesso io faccio come se dovessi venire e poi effettivamente sono potuta venire, quindi sono particolarmente contenta di essere qui, anche perché il tema del rapporto tra il cibo, il corpo, i disordini del comportamento alimentare è un tema che mi è particolarmente caro ed è un tema che è molto complesso, nel senso che può sembrare semplice, potrebbe essere semplice parlare del rapporto tra cibo e corpo, potrebbe esserlo se
ci fosse un rapporto necessario, naturale, normale. Il problema è che, come quasi tutti gli aspetti della nostra vita, di normale e di naturale c'è molto poco, e quindi anche nel rapporto che ognuno di noi stabilisce con il cibo e con il proprio corpo, in realtà vengono fuori delle complessità e tutta una serie di problematiche che mi piacerebbe non sviluppare fino in fondo, perché non avrei il tempo, ma almeno stasera con voi semplicemente sfiorare. Infatti, come intendo, come cercherò di affrontare il rapporto tra il cibo e il corpo? Lo vorrei affrontare attraverso il prisma dei disturbi del comportamento alimentare. I disturbi del comportamento alimentare, come voi sapete, sono sempre più presenti, aumentano, sono complessi. In genere si sente parlare di anoressia, di bulimia, ma in realtà c'è una gamma anche di comportamenti che sono un po' tra l'anoressia e la bulimia, perché anche lì, data una definizione, poi non solo esistono le eccezioni, ma esiste il modo in cui attraverso cui ognuno di noi vive anche un sintomo, perché cercherò di spiegarvi, nonostante si dica che l'anoressia e la bulimia siano malattie, non sono malattie, sono sintomi di un malessere profondo, ma non in quanto tali malattie. Comunque, anche quando si parla di sintomi, in realtà la gamma è quasi infinita, e quindi cercare una definizione molto stretta in realtà non ci permette nemmeno di capire esattamente ciò di cui si parla. Allora, dicevo, è un malessere che si esprime attraverso questi sintomi, ed è un malessere che caratterizza molto, sempre di più, non soltanto le adolescenti, anche gli adolescenti, ma sempre di più anche bambini, bambine e anche donne più mature, nel senso che ci sono anche dei momenti in cui questo tipo di disturbi del comportamento alimentare si scatenano, come si suol dire, anche superata la fase dell'adolescenza. Ed è un tema che, perché poi qualcuno si potrebbe dire, faccio una piccola parentesi, ha lasciato perdere i temi su cui lavorava, parlando di me stessa, e adesso è tra due cose, tra Parigi e Roma, tra la ricerca, l'università e il Parlamento, ma in realtà anche lì io cerco di seguire, nella misura del possibile, una certa coerenza, e se vi dico questo è perché l'ultima proposta di legge che ho depositato riguarda proprio i disturbi del comportamento alimentare, proprio perché è un tema nei confronti del quale non c'è un'enorme sensibilità, non c'è sensibilità né a livello di prevenzione, né a livello di diagnosi precoce, né tantomeno c'è allerta rispetto a un fenomeno che è molto contemporaneo ma molto massiccio e presente, che è quello dei siti, cosiddetti siti pro-ANA e pro-MIA, in cui vengono dati istruzioni alle ragazze e ai ragazzi, alle donne e agli uomini, su come farsi vomitare, come perdere peso, come smettere di aver fame, e soltanto in Italia questo tipo di siti sono 300.000. Chiudo semplicemente la parentesi per dire che nella misura del possibile cerco di creare anche un legame tra quello che è stato il mio lavoro, tra quello che è il mio lavoro. Prima mi è stato chiesto come vuole essere presentata. Io sono una professoressa e sarò sempre una professoressa, ma in questa fase della mia vita in cui c'è questo impegno, io sto cercando semplicemente di utilizzare determinate competenze che credo di avere su determinati temi per portare avanti determinate battaglie anche a livello politico, a livello parlamentare. Ma la parentesi è chiusa, perché non è di questo che io volevo parlare. Allora, torniamo adesso al tema centrale, il cibo e il corpo. Con una trade union tra cibo e corpo, cioè la questione della fame. Solo che nel caso dei disturbi del comportamento alimentare, che come ho detto sono il tema di cui vorrei parlarvi oggi, il tema della fame è un po' particolare, perché nonostante quello che si dica, nonostante quello che si pensi, persone che hanno come sintomo l'anoressia, la bulimia, non sono persone che non hanno fame, sono persone che al contrario sono perseguitate dalla fame. Solo che questa fame da cui sono perseguitate non è una fame per assenza di cibo, so che è uno dei temi che è stato affrontato anche nelle volte precedenti,
non è il problema della fame nel mondo per assenza di cibo o per spreco di cibo altrui. È il problema della fame negata, controllata, come se non esistesse, mentre in realtà lei è lì per ricordare che non si può fare come se la fame non esistesse. E il paradosso è che di fronte al cibo c'è un'impossibilità. C'è il famoso categorico io non devo, e perché non devo, perché non posso. Ma appunto questi sono i temi di cui cercherò di dare alcune chiavi di lettura. Quindi cibo-corpo con attraverso il problema della questione della fame, che mostra proprio come ci sia niente di così poco normale come il rapporto che ognuno di noi intrattiene con il cibo e come il rapporto che ognuno di noi intrattiene con la fame. In realtà dovrebbe essere normale mangiare quando si ha fame, riposarsi quando si è stanchi e così via, ma proprio questi bisogni naturali, come si suol dire, sono dei bisogni che vengono da un lato negati, dall'altro lato controllati, e dopo un po' diventano un vero problema, perché non si riesce più a capire che cosa vuol dire aver fame, cosa vuol dire essere sazi, cosa vuol dire potersi concedere di mangiare e così via. Per affrontare questi temi, questo tema, il tema di oggi, io vorrei fare un piccolo detour, ma proprio piccolo piccolo, rispetto al chi sono e da dove parlo, anche se ovviamente ho già cominciato, però ho bisogno di aggiungere qualcosa. Perché in realtà se mi sono interessata al tema del corpo, se mi sono interessata al tema del cibo, se mi sono interessata al tema della fame, della negazione della fame, il sintomo, l'anoressia, è non solo perché è stato il mio evento, nel senso che io sono stata anoressica, e dico una frase che vi dirò non ha senso dire, perché nessuno di noi è anoressica, l'anoressia non è parte dell'essenza di ognuno di noi, è un sintomo. Però io ho avuto problemi di tipo anoressico e in più io mi occupo di filosofia. E di quale filosofia mi occupo? Mi occupo di filosofia morale, mi occupo di etica, mi occupo di etica applicata, come dicono gli anglosassoni, cioè mi occupo di quel tipo, di quella branca della filosofia che cerca di trovare un ritmo o cerca di conciliare tra loro principi morali e esperienza della quotidianità, per cui non si tratta, almeno non è il mio punto di vista, enucleare quelli che sono i principi o gli imperativi, ciò che è bene e ciò che è male, ma cercare piuttosto di partire dalla consapevolezza del fatto che ognuno di noi è caratterizzato dall'estrema vulnerabilità della condizione umana. Allora, se dico questo è perché per me la filosofia non avrebbe senso, e la filosofia morale non avrebbe senso, se non servisse a dare strumenti per cercare di rendere conto, di prendere in considerazione e di dare a ognuno degli strumenti da utilizzare per fare faccia, far faccia no, è un francesismo, per far fronte alla vulnerabilità che caratterizza la condizione umana, che poi è la definizione che della filosofia morale ci dà Habermas. Ma c'è un'altra definizione anche a me, che a me piace anche molto ricordare, perché caratterizza anche proprio tutte le ricerche che io ho sempre cercato di fare e che spero ben presto ricominciare a fare, cioè quella che dà un filosofo francese, Vladimir Yankelevich, quando dice che in realtà occupandosi di filosofia morale e di etica non si deve aspirare al bene, ma sarebbe già una grandissima consolazione quella di potersi accontentare del male minore. Allora, vulnerabilità della condizione umana da un lato, male minore dall'altra. È questa la struttura, diciamo, logico-argomentativa sulla quale io mi sono sempre mossa nell'affrontare i temi, compreso anche il tema del rapporto tra fame, cibo e corpo. Solo che prima, nella mia vita ci sono tanti prima e tanti poi e tanti dopo. Ma in una prima fase in cui io avevo deciso
più o meno consapevolmente, poi ognuno dà all'inconscio la parte, il peso che vuole, ma in cui avevo deciso di occuparmi di filosofia morale, il mio prima era caratterizzato da una filosofia morale molto disincarnata, nel senso che sempre filosofia morale, io dall'inizio, dai primi anni, volevo fare una tesi di laurea in filosofia morale, solo che la mia tesi di laurea fu una tesi di laurea sul rapporto tra essere e dover essere, che non a caso è un tema che caratterizza, che è dietro anche i disturbi del comportamento alimentare, solo che all'epoca il rapporto tra essere e dover essere mi interessava da un punto di vista logico-argomentativo. Per chi di voi conosce, mastica la filosofia di David Hume, sa bene che c'è un famoso passaggio che piace tanto ai filosofi e soprattutto a chi si occupa di filosofia analitica, in cui David Hume spiega che il dover essere non può e non deve mai essere derivato dall'essere, e quindi la separazione radicale tra il dovere e l'essere, il mondo dei valori e il mondo dei fatti. Questo è stato il mio primo approccio filosofico al dovere, ma questo era prima, perché poi è successo qualcosa nella mia vita che mi ha costretto completamente a cambiare modo di far filosofia, anche semplicemente perché altrimenti non sarei sopravvissuta, ma mi ha soprattutto convinto che la filosofia era più bella, quella che ancora nei momenti di difficoltà oggi, perché i momenti di difficoltà non passano mai anche dopo 20 anni di psicanalisi, però è quella che mi ritira su e mi permette di ritrovare un élan vital, perché è bella, perché arricchisce. Ecco, quella filosofia lì è la filosofia del pensiero incarnato, in cui il rapporto tra essere e dover essere non è più un rapporto concettuale, ma comincia ad essere qualcosa che caratterizza il nostro vissuto. E in fondo tutto ciò è passato attraverso la scoperta di quella che poi è diventata una delle mie filosofe preferite, anche se non ha mai accettato l'etichetta di filosofa, cioè Hannah Arendt. Come voi sapete, Hannah Arendt, grandissima filosofa, monumento della storia della filosofia, non ha però mai voluto accettare l'etichetta, come diceva lei, di filosofa, spiegando che per troppo tempo la filosofia era stato un pensiero disincarnato. E l'unico modo per incarnare di nuovo il pensiero era quello di partire dall'evento, quello che Hannah Arendt chiama evento. Allora, che cos'è per Hannah Arendt l'evento? L'evento è tutto ciò che ci attraversa, tutto ciò che ci sconvolge, tutto ciò che ci costringe a rimetterci in discussione. Ecco, per Hannah Arendt non si può pensare in maniera incarnata, e quindi non si può pensare nemmeno all'interno del mondo della filosofia morale se non a partire da quell'evento. Ora, ovviamente nel caso di Hannah Arendt, che poi ha soprattutto lavorato nell'ambito della filosofia politica, lo sapete tutti, l'evento è un evento con la E maiuscola. L'evento da cui parte Hannah Arendt e da cui non può che partire, perché tutto il resto non conta, è la Shoah, l'olocausto, la catastrofe. Quell'episodio a partire dal quale si sarebbe stati costretti a rivedere le categorie del pensiero. È da quell'evento che scaturisce poi tutto il pensiero famoso, uno dei tanti. Non vi voglio parlare troppo di Hannah Arendt, ma di questo sì, cioè il famoso concetto della banalità del male, non perché il male sia banale, come ancora oggi qualcuno continua a dire criticando Hannah Arendt, dicendo che Hannah Arendt avrebbe detto che il male in quanto tale è banale. No, la banalità del male di cui ci parla Hannah Arendt è quella banalità a causa della quale chiunque di noi, messo in determinate situazioni, può banalmente commettere il male. E questa nozione scaturisce da una sua riflessione a partire dalla Shoah, a partire dall'evento. Tutto il resto segue. Se ho fatto questa lunghissima premessa, e me ne scuso perché ci saranno adesso, saranno ancora fissati sulla gabbia dicendo questa ci aveva dato dei tempi che non ha rispettato, scusate, avevo cercato di dare una serie di tempi
mi staranno odiando, potete magari mandarle avanti. È vero che siamo ancora all'interno di una gabbia, però mi sono dilungata un po' troppo nella premessa. Se ho fatto questa lunghissima premessa è perché tutto quello che cerco di pensare, perché non pretendo di pensarlo, tutto quello che cerco di pensare da quando ho ricominciato a cercare di pensare parte dal mio evento, anche se il mio evento ovviamente è un evento con la E minuscola. Però nel mio caso è stata l'anoressia che mi ha costretto, che mi ha obbligato a rimettere tutto in discussione, a smontare, a decostruire, a ripensare e a ripensare in maniera incarnata quel dover essere che per tanto tempo mi ero imposta perché non ero capace di fare altro nella speranza disperata di arrivare a controllare tutto. E finisco quella che doveva essere una premessa. Anche perché fare i conti con se stessi, ricominciare a pensare, ripensare e decostruire è ovviamente qualcosa di talmente complicato, soprattutto quando mancano le parole perché uno è sconvolto da qualcosa che non sa nominare, che naturalmente è estremamente difficile. Allora, quando io scrissi nel 2011 Volevo essere una farfalla, in cui racconto la storia di questo evento, la storia di questo sintomo, io quello che ho cercato di fare non è stato raccontare il sintomo. Anche oggi io non vi racconterò i sintomi, io non vi racconterò i disturbi del comportamento alimentare. Io quello che ho cercato di fare è raccontare quello che c'è dietro, cioè mettere per iscritto quelle parole che ho messo 20 anni prima di riuscire a trovare per nominare in maniera precisa, il più preciso possibile, anche se nominare in maniera precisa non vuol dire mai nominare in maniera giusta, perché c'è sempre qualcosa che sfugge alle parole e che sfugge al pensiero, comunque quelle parole che avevo messo tanto tempo a trovare per nominare quella cosa lì, cioè quel malessere che c'è dietro, che c'era stato dietro i miei disturbi del comportamento alimentare. E infatti, come scrivo, questo è un, io vi leggerò solo due passaggi, in uno dei due passaggi che avevo pensato e preparato per leggerveli oggi, quello che cerco di dire è proprio questa difficoltà a spiegare ciò che non si riesce a descrivere perché anche la sua stessa manifestazione è inspiegabile. Un sintomo come l'anoressia è inspiegabile. Ma ancora più inspiegabile è quello che c'è dietro, quel dover essere che blocca nonostante la fame sia una fame profonda e sempre più grande, perché più ci si costringe a non mangiare, più naturalmente la fame aumenta. E mi cito. La cosa più difficile è far capire quella sofferenza che è dentro, immensa, senza fondo, che non lascia trasparire nulla perché dall'esterno non si vede nessun segno, nessun indizio, nessuna spiegazione razionale. Anzi, se si guarda dall'esterno, tutto va bene. Hai tutto, assolutamente tutto, bellezza, intelligenza, sensibilità, una famiglia, degli amici, dei diplomi. Non sei malata, cioè sì, lo sei, ma nell'unico senso inaccettabile del termine, perché per gli altri sei tu che sei all'origine della tua malattia, tu che non vuoi mangiare, tu che non vuoi fare uno sforzo per uscire dal tuo mondo folle, tu che non la smetti di lamentarti. E allora come far capire agli altri che in quel magnifico tutto manca l'essenziale? Come spiegar loro che nonostante tutto quello che si ha, manca la semplice e banale evidenza che vivere è bello? Come trovare le parole per dire che manca la gioia, manca la pace, manca la forza di affrontare il mondo, manca la voglia, perché in fondo non hai voglia di niente, non sai quello che vuoi, quello che desideri, quello che sogni, sai solo che devi fare qualcosa, che devi reagire, che devi fare in modo che tutto torni come prima, devi. Perché la vita non la si riesce a vedere in modo diverso, perché la vita
Sembra una prigione senza porta, anche se la porta esiste per gli altri, basterebbe aprirla, un semplice gesto. Impossibile. Provate solo per qualche istante a pensare cosa vuol dire avere la sensazione di doversi sempre giustificare. Provate a immaginare cosa può voler dire avere il sentimento di dover fare sempre qualcosa per dare un senso all'esistenza, la certezza di non arrivarci, che gli altri lo fanno meglio, che voi non valete nulla, non servite a nulla, non avete alcun valore. In quei momenti non è la morte che fa paura, è la vita, perché la morte è solo una liberazione da quell'incubo che ti annienta. Fine della citazione. No. Se vi ho letto questo passaggio è perché, nonostante queste famose parole per dirlo, resta il mistero. Che cosa può spingere una persona a considerare che quello che fa non è mai all'altezza? Che cosa può spingere una persona a pensare che c'è sempre qualcosa che potrebbe far meglio? Che cos'è che può spingere una persona a pensare che gli altri fanno meglio, che gli altri valgono di più, che lei non vale niente? Perché se noi ci interroghiamo sui disturbi del comportamento alimentare, allora noi ci dobbiamo interrogare su ciò che causa, anche se il termine causare non è forse dei migliori, ciò che c'è dietro, ciò che origina, ciò che spinge a trovare in un sintomo un pezzo di certezza. Allora qualcuno potrà dire, ma cosa sta dicendo? Cosa ci può essere di certo in un sintomo come l'anoressia? Cosa ci può essere di certo in un sintomo che porta a rinunciare di mangiare quando rinunciando al cibo si muore, perché ci sono persone che muoiono? Ci sono persone che muoiono e ci sono anche persone che si suicidano, e forse quando si parla dei disturbi del comportamento alimentare, se si vanno poi a vedere le statistiche, anche se statistiche epidemiologiche in realtà non esistono, perché è difficile, perché i disturbi del comportamento alimentare, a parte l'anoressica scheletrica, e ve lo dico così perché anche io lo sono stata, ma i disturbi del comportamento alimentare non sono solo quelli che portano una persona a pesare 28 kg, i disturbi del comportamento alimentare sono anche quelli che portano una persona a farsi vomitare perché la rabbia che c'è dentro è tanta e perché la stima che si ha di sé è zero. E tante persone che muoiono dei disturbi del comportamento alimentare sono persone che si suicidano, perché talvolta il sintomo sfugge di mano e laddove prima c'era controllo poi c'è solo disordine. Allora, se vi ho letto questo passaggio è perché in realtà interrogarsi sul rapporto tra cibo, corpo e fame significa interrogarsi su tutto questo. Ecco perché prima vi ho detto: l'anoressia, la bulimia, i disordini del comportamento alimentare non sono delle malattie, sono un sintomo. Perché quello che importa è quello che c'è dietro, quel malessere, quel sentimento di non aver nessun valore, quella tendenza a credere che la propria essenza si sbricioli nel momento in cui si perde lo sguardo della gente. Non è un caso che è un sintomo tanto presente oggi, perché poi anche lì ogni sintomo caratterizza anche in uno stato particolare una società data. La società della spettacolarizzazione, in cui si cerca di attirare lo sguardo, è comunque una società che ci dice qualcosa su sguardi che forse non sono stati dati quando c'era bisogno di darli e di riceverli. Ma questa è la fine della mia relazione, è il famoso problema del riconoscimento e dell'amore che è legato al riconoscimento, senza il quale nessuna persona può sapere di avere un certo valore, indipendentemente dallo sguardo che riceve o no dall'esterno. Allora, torniamo a questo punto. Ogni tanto controllo. Torniamo a che cos'è quindi questa anoressia. Ho detto prima, non è la non fame, al contrario, è una fame che non fa altro che aumentare, perché dietro questa fame, visto che c'è l'obbligo di non mangiare,
si nasconde in realtà una fame ben più profonda, che è fame di amore e di riconoscimento, solo che a un certo punto il meccanismo che scatta, per quello sorridevo, il meccanismo che scatta è proprio quello del controllo. Se noi vogliamo cercare di capire non soltanto la grammatica dei sintomi, i disturbi del comportamento alimentare, scusatemi, ho tendenza a parlare di più dell'anoressia, sapendo però nonostante tutto che in realtà la bulimia è l'altra faccia della medaglia e che tante volte nella storia di persone che hanno disturbi del comportamento alimentare ci sono addirittura delle fasi che si alternano. Dietro ci sono ovviamente delle sfumature, delle differenze psicologiche, ma se ci sono nella sala degli psicanalisti, degli psicologi, degli psichiatri, non avrebbe senso a questo punto nemmeno parlare di anoressia e di bulimia, perché anche all'interno dell'anoressia ognuno porta dietro il suo particolare vissuto che è specifico e quindi ogni tipo di generalizzazione non avrebbe senso. Ciò detto, c'è una grammatica elementare, c'è qualcosa che si ritrova, c'è qualcosa che ritorna, c'è qualcosa che caratterizza la sofferenza e il malessere che c'è dietro questo tipo di disturbi e c'è qualcosa che caratterizza anche questi disturbi in quanto tali, controllo quindi. Che cos'è questo controllo? Il controllo è un tentativo disperato, più o meno noi controlliamo tutti, nessuno di noi, qui si parla di una esasperazione ma di tratti del carattere che si ritrovano in parte in ognuno di noi. Io resto particolarmente ossessiva e la mia tendenza al controllo è sicuramente più forte rispetto a quella di mio marito, che è uno che ha sintomi che sono opposti rispetto ai miei, cioè lui non controlla niente, io ho tendenza a controllare tutto, però il controllo è comunque un meccanismo psicologico che noi esseri umani conosciamo bene, perché è il meccanismo che permette di controllare cosa? Il controllo permette di controllare, certo, permette di controllare cosa? L'ansia. Perché nel momento in cui io ho la sensazione di controllare qualcosa, ho anche la sensazione di calmarmi perché le cose sfuggono meno. Questo meccanismo naturalmente diventa parossistico nel momento in cui il controllo sfocia nel sintomo dell'anoressia, perché il controllo in quel caso diventa controllo della propria fame. Allora, si sente tante volte dire controllo del proprio corpo, certo, perché il corpo è la cartina di tornasole. Quando si sale su una bilancia e si vede che si è perso ancora mezzo chilo dopo averne persi 10, 15, 20, io ho la certezza del fatto che il mio controllo sulla mia fame ha funzionato. Ma nonostante tutto quello che si dica, distorsione dell'immagine del corpo, io mi vedo grossa mentre in realtà sono magra, è il controllo della fame, cioè di ciò che non dipende da noi. E perché c'è la volontà di controllare ciò che non dipende da noi? Perché tutto ciò che non dipende da noi fa terribilmente paura. Allora, controllo che va di pari passo con l'altro concetto chiave, che è quello di indipendenza. Più io controllo, più io pian piano riesco a dimostrare a me stessa e agli altri che io non dipendo da niente, da nessuno. Io non ho bisogno di niente, di nessuno. Frase che si ritrova negli scritti autobiografici di tutte le donne, gli uomini che hanno avuto disturbi, che hanno disturbi del comportamento alimentare. È il mito dell'indipendenza, è la trappola dell'indipendenza, è il sogno dell'indipendenza, è l'incubo dell'indipendenza, perché ovviamente più si cerca di controllare, più si cerca di non essere dipendenti dagli altri, più in realtà si finisce con l'essere prigionieri della dipendenza. Il meccanismo è semplicissimo nel caso della fame. Più io cerco di controllare la fame, più la fame aumenta, e che nessuno mi venga a raccontare che dopo un po' la fame passa, perché la fame non passa. La fame aumenta. E esattamente come la fame non passa e la fame aumenta, in realtà più io cerco di essere indipendente, più io dipendo da qualunque cosa, perché in realtà il controllo è un falso controllo. Più io cerco di controllare, più tutto sfugge al mio controllo, perché dopo un po' le persone prigioniere di sintomi, di questi sintomi, dei disturbi del comportamento alimentare, sono completamente in balia del loro sintomo.
Ecco perché ci sono anche tutta una serie di psichiatri, psicologi, eccetera, non permetterli tutti nello stesso pacchetto, per carità, lungi da me, che identificano questi sintomi, disturbi del comportamento alimentare, cioè con una forma di dipendenza, e dicono la dipendenza dal cibo. Io anche lì metterei delle nuance, non sarei così drastica, non la considererei necessariamente una forma di dipendenza. Ciò che è certo è che invece c'è una forma di dipendenza molto profonda che si nega e che è alla radice di questa volontà di controllare, e che poi diventa evidente nel momento in cui tutto parte, tutto si srotola, tutto va in frantumi, perché in quel caso la dipendenza diventa totale. Eppure è proprio la dipendenza totale che si vorrebbe evitare, perché il problema, anche lì, è il problema del passaggio dal tutto al niente, dal vuoto al pieno. Io cerco di controllare tutto, e nel momento in cui mi rendo conto che c'è qualcosa che io non controllo, io in realtà mi lascio andare completamente e mollo tutto. Io non mangio niente, e nel momento in cui io mangio qualcosa, io ho sgarrato perché non mi sono controllata, e a quel punto io mangio tutto per poi vomitare tutto e passare dal pieno al vuoto, dal vuoto al pieno, nell'illusione di controllare anche questo su e giù, che in realtà controlla la vita, perché diventa poi ciò che riempie le giornate delle persone che hanno questo tipo di disturbi del comportamento alimentare. Ma perché questa volontà di indipendenza, questo sogno di indipendenza e questo incubo poi di indipendenza? Dicevo prima, perché in realtà dietro c'è questa paura terribile di tutto ciò che è altro, di tutta quella che si può chiamare in termini più generali l'alterità, che non è soltanto l'alterità dello sguardo altrui, è anche la propria alterità rispetto a ciò che gli altri vorrebbero da noi, o hanno voluto da noi, o hanno preteso da noi, o continuano a pretendere da noi. Quindi è un problema di una doppia alterità. L'alterità dello sguardo che continua a giudicarmi, l'alterità mia stessa rispetto a quello sguardo, perché in realtà nonostante tutti gli sforzi che io ho potuto fare, non sono mai riuscita a corrispondere esattamente a quello che gli altri aspettavano da me, perché questo comunque è impossibile per definizione. Nessuno di noi può corrispondere esattamente all'immagine che di noi qualcuno ha, o qualcuno aveva, perché naturalmente questo problema della dipendenza dallo sguardo altrui è qualcosa che ha origini molto remote. Poi c'è un momento in cui il sintomo si scatena, ma il sintomo si scatena nel momento in cui noi abbiamo dietro le spalle una storia che è comunque questa storia del tentativo disperato di conformarci a determinate aspettative, perché c'era la paura di non avere l'amore, di non avere il loro amore, di non avere l'amore del papà, di non avere l'amore della mamma, di non avere l'amore di coloro che si occupavano di noi, e che quindi lo si dovesse meritare, e l'unico modo per meritarlo era quello di conformarsi completamente alle aspettative, controllandosi, sognando però l'indipendenza. Ecco la trappola: vuoto pieno, indipendenza, dipendenza, che caratterizza il sintomo, ma caratterizza soprattutto quello che c'è dietro rispetto a questi sintomi. Non è un caso che nel momento in cui io stavo finendo di scrivere, volevo essere una farfalla, io mi sono accorta che il libro stava diventando un libro sull'amore, e lì infatti ho messo un punto, e poi ho cominciato a scrivere direttamente un libro sull'amore. Infatti il mio ultimo libro è un libro sull'amore, perché in realtà pian piano, non perché io abbia fatto una terapia attraverso volevo essere una farfalla, come qualcuno ha detto, no, la scrittura non è libera, non libera, liberatoria, credo, o liberatrice, scusate, un dubbio. Andrea, liberatorio? Grazie, Andrea è il mio editor. Così ne approfitto per bere un attimo.
Ah, io intanto vedo che stanno cominciando ad apparire delle persone accanto ai manichini. Questo mi incita ad andare verso la fase, verso la terza fase. Riprendiamo per fare il punto. Rapporto cibo-corpo con il trade union della fame. La fame che in realtà è sempre presente, perché dietro quella fame di cibo che non può che aumentare quando si è confrontati al controllo della fame, dietro questa appunto fame di cibo c'è sempre un fame di qualcos'altro, c'è sempre fame di riconoscimento, c'è sempre fame di amore. Paura terribile di perdere quell'amore che si è disposti a fare qualunque cosa pur di ottenere il controllo, il dover essere, con l'essere che nel frattempo scivola via, perché a forza di cercare di essere ciò che si deve essere si finisce anche col dimenticare semplicemente quello che si prova, quello che si desidera e quello che si vuole. Io per tantissimo tempo, ancora oggi, nei momenti in cui sto meno bene, perché anche lì, quando ho scritto il libro, c'è una frase che mi piace ricordare. All'epoca avevo 40 anni, adesso fra un po' ne faccio 44, oggi ho 40 anni e tutto va bene perché sto bene, cioè male, ma male come chiunque altro. Anche lì non è che si tratta di passare da un prima in cui tutto è disastroso a un dopo in cui tutto è meraviglioso. Questo lo volevo affrontare come ultimo punto, ma l'ambivalenza e la vulnerabilità della condizione umana consiste proprio a sapere in realtà che ci sono delle fasi, che ci sono delle oscillazioni. Ebbene, nei momenti in cui sono più stanca o sono ferita da qualcosa o da qualcuno, che cosa mi scatta ancora oggi come meccanismo? Intanto quello di cercare di nuovo di ricontrollare un po', ma soprattutto la tendenza a sentirmi in colpa perché mi dico in realtà forse avrei dovuto fare qualcosa di diverso, non mi sto comportando nel modo in cui dovrei, con conseguenza ultima quella di non sapere più esattamente quello di cui ho bisogno. Cioè dimenticare che c'è qualcosa di sé che si deve sentire esattamente come la fame, che c'è qualcosa di sé che si deve sentire esattamente come la stanchezza. In realtà, come mi diceva il mio primo psicoterapeuta, io consideravo difficilissimo o banale o inutile mangiare quando si ha fame o dormire quando sono stanca, ma in realtà ci ho messo 20 anni per accettare che era legittimo mangiare quando si aveva fame e riposarsi quando si era stanchi. Per cui tutta la mia lotta, la mia decostruzione è stata la decostruzione di quello che avevo imparato faticosamente, cioè a impormi ai miei bisogni, dimenticandomeli poi completamente. Nel momento in cui uno poi se li dimentica, c'ha dei momenti di smarrimento. Per cui ancora oggi, quando sono stanca, mi viene da dire: ma io di che cos'è che ho bisogno in questo momento? Anche se so che non è qualcun altro che mi può suggerire quello di cui io oggi ho bisogno. Per esempio, questo è ancora un momento, questo è sempre un motivo di querella con mio marito. Quando io sono stanca, scocciata, stufa, e non vi racconto, da un anno a questa parte mi capita spesso di esserlo. Per me la soluzione non è mai quella di dire esco e mi vado a fare una passeggiata, mentre lui continua a propormi usciamo e andiamo a farci una passeggiata. Per me la soluzione è quella di chiudermi in casa, non parlare con nessuno, smetterla di sorridere, smetterla di far finta che tutto vada bene e fare il muso. E poi mi passa. Cioè, poi può passare dopo un'ora, può passare anche dopo un po' più di tempo. Comunque, se io un tempo mi affidavo a ciò che qualcun altro mi diceva che poteva aiutarmi, in realtà non facevo altro che continuare a credere che qualcuno sapesse meglio di me quello di cui io avevo bisogno, che anche lì è sempre il famoso meccanismo che poi c'è dietro i disturbi del comportamento alimentare. Ancora una volta lo ripeto, non per banalizzare il sintomo, ma per dire che quello che conta veramente è quello che c'è dietro, poco importa il tipo di sintomo. Allora, come si esce, se ne esce nella misura in cui si può uscire da queste cose? Beh, esattamente cercando di fare a reburra il percorso, cioè smontare il controllo, smontare l'indipendenza
e per certi aspetti ricucire il riconoscimento amore. Allora, che cosa intendo dire? Intendo dire che non è nel momento in cui ci si sforza di più che si ottiene di più, per poi rincuorarsi perché ci si sente bravi, ma è nel momento in cui si ha la consapevolezza del fatto che i limiti, i miei limiti, i limiti di Michela Marzano sono determinati, sono di un certo peso e che io di fronte a questi limiti non posso fare niente se non accettarli e che gli altri forse non hanno i miei stessi limiti, forse ne hanno altri, ma esattamente come Michela Marzano che deve accettare i suoi limiti, gli altri devono accettare i loro, cioè smontare la categoria dell'onnipotenza, perché dietro il controllo assoluto e l'indipendenza c'è anche l'illusione dell'onnipotenza, quello di poter riuscire a fare tutto. Allora, ok, d'accordo, siamo in un'epoca in cui comunque ci si dice che noi ci dobbiamo arrivare, ci dobbiamo riuscire. Siamo comunque in un'epoca che va nella direzione di ciò che suscita questi sintomi, perché il famoso mito del volontarismo, se vuoi puoi, è comunque ciò con cui noi siamo cresciuti, quando dico noi, la mia generazione, e con cui molto probabilmente le persone che hanno la fortuna di avere dei figli della mia generazione fanno crescere i propri figli. Mentre in realtà è non se vuoi puoi, ma forse un giorno otterrai indipendentemente da quello che tu vuoi. Cioè, il famoso mito del volontarismo che si va a scontrare contro la dura realtà e la realtà sbriciola. E non è che io sono stata cattiva, e utilizzo apposta questa parola, cattiva nel senso dei bambini, cioè non mi sono impegnata sufficientemente ed è per questo che non sono riuscita a fare, ad ottenere, anche perché ormai lo sappiamo anche qui, spero, i successi da un punto di vista esterno, persone di successo, questo momento è il trionfo, si gioca a chi ha più successo, anche nel campo, forse soprattutto nel campo della politica, beh, molto spesso dietro i successi acclamati c'è un dramma esistenziale. Khan Guilhem, che era filosofo e che era medico, diceva dietro le riuscite ci sono delle sconfitte esistenziali molto forti, perché nessuno di noi sa esattamente quello che si nasconde dietro una determinata riuscita. Allora, io sto dicendo cose che sembrano banali ma che non lo sono, perché queste cose, se nessuno ce le spiega e nessuno ce le dice, noi cresciamo convinti del fatto che le cose sono esattamente come sembrano. Quando si parla del mito dell'apparenza, non è soltanto il corpo che appare in un certo modo con una chirurgia plastica o quello che vi pare. L'apparenza, il mito dell'apparenza è far credere che le cose sono esattamente come appaiono, mentre in realtà c'è sempre il risvolto, mentre in realtà c'è sempre l'altra faccia della medaglia. Anche lì, il significato di quel passaggio che io ho letto, dall'esterno io sembrava che io avessi tutto, ed effettivamente io avevo tutto. Io ho continuato ad essere tormentata dai miei disturbi del comportamento alimentare, e quando dico tormentata dai disturbi del comportamento alimentare vuol dire che continuavo a mangiare e a vomitare, tanto per chiamare le cose con i loro nomi, o a prendere psicofarmaci perché ero talmente tanto disperata che talvolta avevo voglia di farla finita, perché è meglio farla finita quando uno è disperata. Anche quando ero a Parigi avevo avuto il mio posto a Parigi. Allora, dall'esterno tutto andava bene, ha finito il dottorato, è uscita en passant, è entrata in una clinica psichiatrica, ne è uscita, è andata a Parigi e ha avuto anche il posto. Poi c'era quello che stava accanto, per cui io vi posso assicurare che del fatto che io avessi avuto un posto al CNRS, che poi è diventato il posto all'università, ma tutt'oggi, certo, io sono contenta, ma per certi aspetti non me ne frega niente. Se io potessi tornare indietro e cancellare tutto e ricominciare tutto da capo, io cancellerei tutto, ricomincerei tutto da capo, punto e basta, perché ci sono cose per cui non ne vale mai la pena, anzi la pena non vale in realtà mai nella vita, e quello che si chiama successo bisogna capire che cos'è. Allora, con questo io non sto dicendo che io non sia fiera di me, ma non sono fiera di me esattamente per i motivi per cui qualcuno potrebbe pensare che io sia fiera. Io l'unico motivo di cui sono fiera oggi di me è perché mi sono fatta 20 anni di psicanalisi, perché ho decostruito tutto e perché sono
mi sono appoggiata sui cocci della mia vita mettendoli insieme con un po' di scotch, sapendo perfettamente che da un momento all'altro lo scotch può anche saltare. Però nonostante tutto la battaglia, quella battaglia me la sono fatta. E quella me la sono fatta da sola. E quella me la sono fatta tra me e me, senza uno sguardo che giudicava i passaggi, perché naturalmente tanto era cosa mia, ma poi soprattutto non importava nulla di dire vabbè, ma questa psicanalista servirà poi a qualcosa, perché 20 anni sono tanti, 20 anni non sono 20 giorni, quando ci sono persone che mi scrivono ho fatto un anno di psicanalisi, ma in realtà le cose sono le stesse. Per carità, anche lì ci sarà, non voglio far battute su queste cose, perché poi la tendenza, in realtà, mi diceva sempre mia mamma, scusate, se drammatizzo un attimo. Io per natura posso essere anche molto noiosa, però ho anche tendenza allo humor. Naturalmente la tendenza allo humor me la sono anche dimenticata rispetto per tutto un lungo periodo della mia vita, però poi, come dice mamma, nel momento in cui ha visto che ricominciavo a sorridere, a fare delle battute, a fare anche delle autobattute, lei si è resa conto che in quel momento alcuni nodi si stavano effettivamente sciogliendo. Solo che, chiudiamo anche qui la parentesi e torniamo un attimino alla questione dell'accettazione del limite. L'accettazione del limite significa anche accettare le fratture, cioè accettare proprio esattamente di non avere quella cosa lì, quella che si vorrebbe avere. Allora è legato a quello che vi stavo dicendo prima. Lo racconto in libro sull'amore, l'amore è tutto. Avere esattamente quella cosa lì. Allora, c'è chi ha letto il passaggio della maternità dicendomi lei è contenta e rivendica la sua non maternità. Allora lì mi sono detta, probabilmente devo aver scritto molto male questo passaggio, perché è esattamente il contrario che io in realtà sto dicendo. Cioè l'assenza della maternità nel mio caso è un buco, è un vuoto, ma è così. Ed è anche per la vita che ho vissuto, per il sintomo che mi ha attraversato e per quella che è la mia storia. Allora, quando parlo di fratture, parlo di quello, di quella cosa lì, di quella, perché delle altre non te ne frega niente. E quando tu vedi una mamma, adesso le vedi incinta, quelle mamme, il giochino che cade per terra, che si piegano e lo raccolgono e lo danno, a me quello mi manca, che mi frega di tutto il resto. Ma ognuno ha quella cosa lì, esattamente quella che manca, che nel mio caso può essere il bambino col ciuccio e nel caso di un'altra persona può essere il posto all'università. Le cose però sono così. Quella cosa non la si ha. Fare i conti con le proprie fratture significa fare i conti con quello che ci manca, fare i conti con quel vuoto che ci attraversa, con quel vuoto che ci caratterizza, con quel vuoto con cui si deve imparare a convivere, non intrattenendolo con la fame, ma nemmeno riempendolo di cibo, quel vuoto che è lì, che è parte della condizione umana, il y a toujours quelque chose d'absent, c'è sempre qualcosa di assente che mi perseguita, che scriveva Camille Claudel in una lettera a suo fratello. È accettare quel vuoto lì e sapere che nemmeno un'altra persona potrà colmarlo, naturalmente, perché il problema è che poi tante volte qualcuno dice ma io il sintomo io non ho più il sintomo, ok, ma se io sposto lo stesso meccanismo dal cibo agli uomini o alle donne, vuol dire che io i conti con me stessa non me li sono fatti, i conti con il mio vuoto non me lo sono fatto, e se non è il controllo del cibo è il controllo dell'altro, se non è il vomito del cibo è il vomito dell'altro e così via. Ecco perché dico quello che importa è quello che c'è dietro, è quello di imparare a convivere con questo vuoto che ci caratterizza e che ci portiamo dentro. Sentite, io ho sforato completamente i miei tempi, allora facendo una cosa, siccome è così anche lì, io avevo previsto di parlarvi di Lacan, di parlarvi di Axel Honneth, del riconoscimento, del rapporto tra amore, diritto e lavoro, la mia scaletta è ancora bella lunga, allora io chiudo qui la scaletta e termino leggendovi, così questo magari vi dà voglia, non so, potete sempre leggere, volevo essere una farfalla, ma
Io vi consiglierei piuttosto il libro sull'amore, così il mio editor è contento. Talvolta pecco ancora di onnipotenza. Penso che posso farcela, che basta organizzarmi, stringere i denti, pensare ad altro, allora ricomincio a correre. L'università, i convegni, gli articoli, gli studenti, le interviste. E all'epoca mancava a Roma il Parlamento, la Camera, le commissioni giustizia. Corro fino a non poterne più. Ma dove corro? Che senso ha? A differenza di prima, però, lo so che non posso fare tutto. Conosco i miei limiti e, in fondo, li accetto. Perché quando mi accascio e la paura di crollare mi invade di nuovo, ora sono capace di fermarmi. So che basta respirare un po', riposarmi, aspettare che tutto passi. Non sono più irreprensibile, al contrario, sono piena di contraddizioni e di difetti, ma oggi ne sono consapevole e comincio pian piano ad accettarlo. E forse è l'unica cosa che ho veramente capito nella vita. Non si può fare altro che accettarsi ed essere indulgenti e perdonarsi. Grazie per l'attenzione.